Sono Elena Sodano e sono la responsabile del centro diurno Raggi di Catanzaro, spazio Alpade, Alzheimer, Parkinson e demenze. Un centro diurno nato circa 3 anni fa che è stato regolarmente autorizzato dalla Regione Calabria, anche se noi lavoriamo con le demenze dal 2007. Siamo riusciti a maggio scorso anche ad aprire un centro diurno su Cicala e abbiamo anche fatto diventare Cicala il primo borgo calabrese amico delle demenze. Questo perché noi vogliamo in ogni modo cercare di cambiare la cultura delle demenze in Calabria, ma anche un po' dappertutto. E per questo abbiamo anche scritto un libro che si chiama Il corpo nella demenza, edito dalla Maggioli Editore Sanità. E questo libro contiene una terapia molto particolare che è la TECI, la terapia espressiva corporea integrata, che dà alla persona con la demenza la possibilità di sentirsi ancora protagonista della sua vita, protagonista del mondo che si trova davanti attraverso il proprio corpo, un corpo che continua ad essere vivo, continua ad essere essenziale nonostante l'atrofizzazione appunto dei neuroni. E lavorando con queste persone, mettendo a punto la TECI, ci siamo resi conto che quello che viene definito il disturbo del comportamento non è poi così come si crede, che queste persone quindi non sono delle schegge impazzite, ma sono degli universi comunicativi che proprio noi terapeuti dobbiamo capire e codificare.